Tutto nella realtà è colore. La terra, il cielo, le albe, i tramonti, i fiori, gli uccelli, le rocce sono colore e le cose fabbricate dall'uomo. Ogni giorno più la nostra vita cresce in una esaltazione sfrenata del colore che penetra dappertutto, meravigliosamente trasformando i suoi accenti. Di volta in volta, acceso o morbido, naturalistico o convenzionale, linguaggio nell'arte, sussidio nella cultura. Un bambinetto nell'intimità della sua casa sfoglia un libro per l'infanzia ed ecco il colore andare incontro alla sua anima piena di mistero e realizzare con le sue tinte gioiose, rosa, gialli, azzurri fini fini, verdi brillanti, le candide fiabe, i dolci sogni assurdi che hanno deliziato l'infanzia di ognuno. Il pittore per ragazzi, dipingendo con umiltà e fantasia, interpreta e narra così dei sogni. Per questo la sua tavolozza è una tavolozza di sogno. Da essa nasce un mondo assolutamente sereno, a cui il contrasto puro dei colori dona ogni più incantevole suggestione. Con l'arte grafica più recente, il colore è divenuto il magico e mutevole servitore degli interessi spirituali e culturali di grandi e piccini. Eccolo al servizio della scienza, non più libero e fantasioso, ma incatenato ad una convenzione universalmente accettata, per cui nelle tavole anatomiche, ad esempio, i canaletti colorati in azzurro sono vene e quelli in rosso arterie e così via. Questo rosso che il cromista alza o abbassa di tono dà al disegno dei fasci muscolari una evidenza che nessuna scritta riuscirebbe a dare. Ugualmente convenzionali le tinte delle carte geografiche. Lo stampatore aziona il torchio per le prove di stampa. Sul foglio bianco si imprime l'azzurro dei fiumi. Poi il blé dei mari sfumato secondo le profondità. Quindi il color carne distende le terre. Il verde allunga morbide pianure. Il marrone, anch'esso sfumato, innalza a varie altezze i monti. Il rosso disegna i confini amministrativi, le ferrovie. Ed infine il nero distribuisce i nomi dei borghi, delle città, dei fiumi, dei monti. Il colore ha così dato alla cartografia una capacità di espressione meravigliosa. Il mondo in cui viviamo, ieri erano fotografie in bianco e nero, oggi si ritraggono monti e marine a colori naturali. L'azzurro è davvero azzurro, il rosa, rosa. Ma quando si vuole colpire il lettore, ecco l'illustrazione a colori naturali diventare del tutto irreale. E tutti d'accordo. In questa redazione l'impaginazione è la storia di un combattimento tra i colori ad effetto. E il risultato misterioso che si ottiene, spostando, mettendo un colore freddo oppure uno caldo, un rosso o un azzurro, è quello di rendere concreto all'occhio non solo il volto, l'immagine di una persona, cosa o paesaggio, ma anche il concetto che vi si vuole unire. Un concetto di celebrità, bellezza, utilità, mistero, fascino, eccetera. Si gioca coi titoli colorandoli diversamente. Zone di colore puro accendono le pagine. L'attenzione è garantita. In questa spettrale macchina per ingrandimenti prendono vita le copertine delle riviste. Se è importante la popolarità del soggetto, senza la violenza di questo fondo rosso, esso non avrebbe la stessa suggestione. Immaginiamolo a bianco e nero. Quale differenza? I mezzi di diffusione a stampa, giornali e riviste, hanno definitivamente nel colore l'alleato più ricercato. Ecco una rivista di cucina che qui le ragazze addette alla macchina per la distesa avviano alla ligatura.
Quali e quante succulente ghiottonerie non appariranno ancora più solleticanti negli accesi rubicondi colori di cui un inchiostro galeotto le ha gioiosamente rivestite. Come potrebbero le pubblicazioni dedicate al pubblico femminile privarsi delle loro belle illustrazioni dai toni delicati, umani? Come concepirle oggi private di quelle atmosfere fatte di rosa, argento e grigio, senza quei tocchi rosacei in cui arde un rosso, un giallo? Mai come in questo campo il colore ha rivelato la sua finezza psicologica. Con le grandi rotative che stampano a getto continuo, conosciamo infine il principale personaggio di questa umanità che si abbandona freneticamente alla magia del colore. Dai veloci cilindri incavati e inchiostrati di giallo, rosso e blu, escono le immagini che accompagnano la nostra giornata, dalla rivista al manifesto, dall'opuscolo pubblicitario alla tavola illustrata d'arte o di scienza. Il colore, prepotente o delicato, disciplinato come quando facilita il riconoscimento d'un dato oggetto, o ribelle quando eccita fantasia e sentimento, è davvero il classico servo padrone della nostra epoca. E come il bimbo ha chiuso il suo libro, noi così chiudiamo questo breve elogio dello splendido, allegro, magico colore.